Sembra impossibile. Ma tutto quello che succede, succede intorno a quella torre. Quella torre è la torre del Mangia, è la torre del Palazzo Comunale, costruito nel 1300. In quella torre lì si può vedere tutto quello che succede nella Piazza del Campo. Forse quella torre sa di già quando si potrà vincere, se è la giornata oggi o se non è neanche oggi e dovremmo stare aspettando dell'altro. Chi lo sa? Siamo tutti lontani, non si sa nulla fino a che non avviene. Non siamo indovini, noi non, gli indovini non ci sono, perché magari tanta gente di Contradaioli vanno a domandare all'indovine chi vincerà, e glielo dicano. Gli dicono una contrada, un'altra, quell'altra, non si sa mai. Quella che vince non lo indovina mai nessuno. Ma... Per noi la fortuna ci ha abbandonato da tanti anni, sono 24 anni. Non si può descrivere quello che noi si soffre per la contrada della Civetta. E l'ultimo palio è stato vinto nel 1979. Via! È buona! È partito prima il drago, seguito dalla torre, seguito dal drago, e torre, Aquila, Eco, Selva, Nicchio, Civetta, Giraffa, Bruo. Ecco che curva! È il drago! Il drago è primo! E il drago è primo, secondo il Leo! La torre è terza! Oddio! È caduta la giraffa! È caduto il Bruo! Sono caduti due fantini! È primo il drago, seconda Civetta! L'Aquila si va sotto! Mentre il Leo nerva il cavallo! E il Nicchio in quinta posizione! È Civetta! La Civetta! E nerva il drago! Si nervano fino alla fine! Guardate, uno stupendo palio! Sono cascati Bruo e Giraffa! È cascata anche la torre! Il fantino della torre! Civetta è ancora prima! Sono affiancati l'Aquila terza, quarto il Nicchio! Oddio! È drago! È passato prima il drago! E questo, se fa, questo palio è bellissimo! E quattro cavalli caduti! E Civetta! Vince la Civetta! E la Civetta! Il palio di Cecco Giovinelli! Il palio del poeta maledetto che ha vinto la Civetta! Un meraviglioso palio! Un meraviglioso palio! Il drago ha fatto un palio! Ecco, io con tanti anni, vede, con tanti anni che sono contrada, non sono mai stato buono a suonare il tamburo e a bandierare. Mai. Ho lavorato tanto, ma non ho mai fatto né alfiere né tamburino. Questa è roba da buttare via. Questa no, perché è prosciutto. Questo si può buttare via tanto ormai.
Io gli è dalla Madonna, sì. Se mi fa vedere, prima di morire, fammi vedere vincere la civetta. Perché è una cosa che non si può descrivere quanto è bella. Io ne ho visti vincere 8 di pali. Con Mario, col Poro Mario Alessio, il professore si diceva si potesse arrivare a 10. Si potesse arrivare a 10. Lui piccinino è bello andato via. Io ancora so qui, speriamo le possa vedere io. La contrada. La contrada è la seconda famiglia di ogni senese. Li vuole bene col cuore. Se c'è dei guai ci piange come se fosse una disgrazia di famiglia. Se c'è una gioia, giubila, insomma, con tutti gli altri. Civetta, sono stata battezzata in civetta, sono della civetta. Ci viene insegnato fin da piccoli l'amore per la contrada e è una cosa che fa parte di noi. Ti insegnano a essere di un rione, a essere di un popolo e a vivere 365 giorni l'anno da civettino. Liberamente tu sia quasi contenuto, nella cui acqua si refrigera per poi tua gloria e detto popolo della tua contrada. Giugno 2003. Mamma! Opla! Opla! Ciao! Ciao! Quale virtuosamente all'operando in te, Ginevra Migone, ti faccio del popolo del Castellano insino alla fine della vita tua, onde liberamente tu sia quasi fonte vivo della cui acqua si refrigera la perpetua gloria di detto popolo della tua contrada. Opla! Opla! Fonte vivo della cui acqua si refrigera la perpetua gloria di detto popolo della tua contrada. Opla! E questo è il fazzoletto. Perpetua gloria di detto popolo della tua contrada. Allora, parte dal piccolo. E la cui acqua si refrigera la perpetua gloria di detto popolo della tua contrada. Questo invece si dà prima a lui e poi a te. Ciao, il tuo popolo della tua contrada, 15 giugno 2003. Questo è per te. Thank you.
io aspetto di vincere il palio. Perché te comunque lì ti confronti in campo, quella è una guerra nel campo. Che lì sei... te che combatti, fra virgolette, in una corsa contro le altre contrarie e ha voglia di riscattarti, vuoi vincere te, cioè vuoi dimostrare qualcosa. Poi è difficile dirlo perché io non avendola mai vista vincere, quello che si prova non lo so. Però non ci voglio pensare perché tutte le volte che ci ho pensato, ci ho sperato ed ero quasi convinta, dopo 80 secondi di corsa mi è caduto il mondo addosso perché non era come speravo io, perché magari non ha vinto la civetta. Io non ho mai visto vincere il palio. Non ho mai visto vincere il palio e ci hanno purgato diverse volte le corna, quelle mi ricordo. È la contrada nemica, la nostra contrada nemica. Loro ci hanno vinto 6 pari dal 79, hanno fatto 80, 83, 93, 95, 2000 e 2001. Ti fa dolore? No, mi devasta psicologicamente e fisicamente in tutte e due. E... è fortuna, è una ruota che gira, speriamo sia girata anche dalla parte nostra. La contrada è come una grande famiglia. Tutti insieme organizza tutto ciò che c'è necessità. Ognuna delle quali ha un compito che assolve gratuitamente perché in contrada non viene pagato nessuno. Che c'ho? Che c'ho il video? Che c'ho? Guardate che c'ho! E il vino è per tutti, eh! È come un piccolo stato la contrada. È una due. Il mio ruolo era come consigliere. Beh, venga vicino a me, tanto. Come un, come un qualsiasi ministro che è di un governo. Bisogna assaggiare questo vino per sapere. La contrada è come il palazzo del governo. Se non c'è quello, dove va? Ha capito. Ma tutti chiamano Egidio, ma come devo fare io? Tutte queste belle città. Quando si fa la festa ci sono tante bambine, sono tutte civettine, sono tutte civettine. Quando si fa la festa ci sono tante bambine, so tutte civettine, le più belle della città. Va bene? No, era scrivere il comunicato per son fuochi, si spera. Buonasera, noi 2 anni fa si poteva vincere, si era belle primi, soltanto che un cavallo scosso, specialmente della contrada non amica, ci mise la testa avanti e ci portò via il palio. Poi fra l'altro durante le feste che fa, prende in giro noi,
E noi che si è perso non si può di niente. Si sta zitti e basta. Si subisce. Quando siamo venuti qua a Siena, tre anni fa giusti, mi sono domandato, ma che contrada siamo? Mi hanno detto Civetta, che era la contrada che era una di quelle che non vinceva più, da tanto tempo, la contrada piccola. Il contatto con la contrada è stato abbastanza soft, con calma, cioè sono entrato in punta di piedi, cioè, com'è che posso dire? Il palio è un loro gioco. Come posso paragonarmi a loro che hanno vissuto 20-30 pali di storie, pugni, gioie, dolori? Io non posso, non mi permetterei neanche di pensare di essere come loro. Stanno prendendo le tessere per le cene. Ora è 5, ma ancora non hanno aperto. Uno quando non prova di persona determinate situazioni, vedere uno che piange per un cavallo gli si dà del pazzo. Però uno che dopo ci vive dentro, vede, riesce a capire il perché arriva a fare quel determinato determinate cose, quindi si giustifica. Da fuori uno dice, questi sono matti. In diesem Palazzo befindet sich heute eine Zweigstelle della Spaniskasse aus Florenz. Quello vengono dalla Germania. Io sono una svizzera, ma sono una guida ufficiale di Siena. Qui siamo, sì. Qui siamo in piazza Solomei. Ma io lo so, io da 14 anni che faccio la guida. Sì. Grazie. Io da 92 anni sono senese. Oh, auguri allora. E sono stato via Svanzimona in Deutschland. Also der Herr ist 92 Jahre alt und er war 24 Monate in Deutschland als Kriegsgefangener. Allora tanti auguri. Sì, grazie. Prego. Oh, mi dispiace. Auf dieser Säule ist das schwarze Gesicht. Mi tocca anche questo. Come va? Bene. Allora, domenica sei divertito? Sì. E come si mi sono divertito? Però non ha cantato. Non ha cantato la canzone famosa lì delle Castellare. Quella si canta ora quando c'era cena generale. Ci vediamo Gidio. Ciao. Oh, siamo arrivati in casa nostra. Il Castellare. Cioè una sede sua. Lì abbiamo la chiesa, poi oltre questo abbiamo la stalla, è lì che ci ritroviamo sempre, tu i contradaioli della Civetta. Si potesse mettere questo chiodo, ma ora manca questo, il 36esimo. Ci si mette un altro chiodo e si ricomincia la fila di qua su e si rifà un'altra fila. Ora ci sono 35 chiodi soli. Ognuno di essi è un palio vinto dalla Civetta. Non so tanti, ma neanche pochi. Che bisognerebbe in una contrada ogni 10 anni vincere un palio, ecco. E allora si accontenterebbero tutti. Si accontenterebbero tutti e ci sarebbe più entusiasmo, ci sarebbe più gente, ci sarebbe più di tutto. Ci sono altri contrade che... Sì, c'è la torre 41 anno. La torre ha vinto l'anno dopo e si vinse noi nel 1960. La torre vinse nel 61. Da quell'anno lì non ha più vinto. In confronto a loro... Mi contento, però ora ci vorrebbe, in tutti i modi, un palio ci vuole. Eccoci,
Madonna ragazzi, ma con, che ci farà quest'anno? Intanto siamo partiti da lontano, ma siamo partiti. Ne può. Ma comunque visto che l'armadio serviva, sì, era una cosa da rimettere a posto. Ho fatto bene anche aver fatto quel servizio al posto del ripostiglio. Porca miseria. Che anche un fantino che viene un po' sudato, un altro può fare la doccia, può fare quel che quando vuole. Finisce, se c'è qualche cosa di più elaborato, si è fatto la doccia, sì. Insomma, il capitano lavora. Lavora parecchio, eh? Sempre, sempre occupato lui. Sempre per la contrada. L'ho visto piccino così, quando l'ho conosciuto. Fa pubblicità al ristorante. Sì, bello, eh. Ma io... Vai. Vai. Questo era un buon fatto, non so mangiare. Forse l'unica emozione che potrebbe essere, che si può avvicinare alla vittoria un palio, potrebbe essere l'orgasmo. L'unica cosa, secondo me è l'unica, non ci sono altre, perché gioia, non ci sono gioie come quella, non c'è. Perché io perlomeno parlo per me, cioè io tutto l'anno sto in contrada, tutto l'anno mi giro le scatole, tutto l'anno quando c'è da fare le cose belle ci so, quando c'è da fare lavorare ci so, quando c'è da fare... da divertirmi ci so sicuramente, però tutte le volte dove sempre sta a ingozzare, ingozza, perché magari insomma una volta va bene, due volte va bene, tre volte va bene, una quarta volta poi ti verrebbe voglia di basta, ma avete rotto le scatole, non ci vengo più, cioè il contraraiolo non fa così, il contraraiolo a prescindere da quello, da come la sorte continua ad andare. Tornata in campagna. In famiglia se era 12, la più piccola ero io. Fino a 20 anni sono stata a zappare la terra. È dura. Ero io quando arrivavo la domenica contenta che andavo con mio padre a ballare, perché a me mi piace molto ballare. Si andava via la sera alle 8, si tornava la notte l'una, alle 2. La mattina poi per andare a lavorare non avevo voglia, avevo sonno. Mi ero divertita, volevo dormire. E io cominciai ad andare a lavorare, a fare il servizio, un po' a Monteroni, un po' qui a Siena. Poi disgraziatamente mi sono sposata, sì, disgraziatamente perché poi mi ha lasciato, sono sola, quindi... E poi al momento che sono rimasta sola da mio marito che mi ha lasciato, ho chiesto alla contrada se mi dava lavoro, e mi ha dato lavoro la contrada. E andavo in cucina a lavare tegami, lavare piatti, aiutare ai fornelli, tutto quello che c'era bisogno. Io sono anche il battesimo contro Daiolo. Sono civettina a tutti gli effetti io. Quella foto lì, l'unica cosa cara al mondo che avevo, e anche quello purtroppo non c'ho più. Un incidente stradale, so 15 anni. Lasciarlo in casa che stava bene, ciao mamma, e ritrovarlo sul letto di marmo, guardi,
Se ce l'ho fatta sopravvivere è grosso. Anche da piccolo l'ho vestito con la bandiera della Civetta. Per me sono stati mesi e mesi che la notte avevo l'incubo di dire bisogna vada a riaprire la tomba perché mio figlio mi sta chiamando. Mesi ho avuto questi incubi da non essere capace nemmeno di andare al cimitero, non ce la facevo. Comincio a star bene ora, sto meglio ora. In contrada mi hanno dato tanti, tutta una mano al momento della disgrazia e sono stato tanto vicino. La stalla me l'ha chiesto prima il vice Barbaresco. Quando fu eletto il capitano del Proiecto Pompei, mi chiese se volevo far parte dello staff palio insieme della stalla. Ma se ma poi no, cioè, no, sai, mi è piaciuta tantissimo. Cioè, mi è garbato. E sono stato, penso sia stato uno dei giorni più belli perché. È bello, insomma, quando mi domandò quella cosa mi ricordo, ero parecchio contento, parecchio, parecchio. Non abbiamo ancora il cavallo nella stalla perché ci verrà assegnato il giorno della tratta, che è il giorno, 4 giorni prima del palio. E ora sono nervoso perché stiamo aspettando il giorno della tratta. A volte sogno che piango e sto abbracciando il cavallo dopo aver vinto il palio. Adesso si aspetta, ora più che altro si aspetta i giorni fatidici, più che altro, ora si aspetta. 29 mattina, 29 a luna si sa che cavallo c'è, prima si sa, che un po' di tempo c'è ancora. Sono le 9. Essendo stato in 2 guerre, ho avuto la fortuna di ritornare a casa. Insomma, posso dire di essere fortunato, insomma.
nella vita. Non ho avuto grandi ricchezze perché io ho lavorato in un ufficio dove potevo fare quattrini, ma di natura sono sempre stato onesto, sicché... Che ha fatto lei come lavoro? Io facevo le valutazioni per l'ufficio del registro, per l'intendenza di finanza, quindi avevo un lavoro che se ero disonesto facevo quattrini, ma io sono contento così. E si cerca di tirare avanti, cerco di fare quello che è possibile fare. A me mi dà tanto la contrada, nel senso che ho tanti amici, tutti mi vogliono bene, mi rispettano. E a me fa piacere, insomma, ecco. E altre cose poi che vuole della vita. A 92 anni ormai e passa tutto. Il nostro capitano assiste a varie corse nella provincia di Siena, dove si svolgono delle corse che non hanno nulla a che vedere con il palio. Si mette in contatto con tanta gente, con tanti fantini, e guarda di avere delle amicizie con altre contrade, con altre cose, insomma, sta facendo i quattro salti, diciamo così, per organizzare il palio prossimo. Sicuri, il palio di sicuro non c'è mai niente. Questo è il bello del palio. E chi decide? Il capitano. Il capitano? Il capitano è suo pieno potere e volere. Poi dopo rende conto al popolo, dopo il palio. Ma il palio è l'unico che decide, è il capitano. Sicché quando il popolo elegge il capitano, ti dà la fiducia. Ha piena fiducia. Lui fa e disfa. Per arrivare alla vittoria del palio, per prima ci vuole la fortuna. La fortuna che alla tratta ci dia un cavallo buono. Poi ci vuole un fantino che sia appassionato e fedele alla contrada per quella corsa. Poi ci vogliono soldi. Tanti soldi. E questi la civetta ce l'ha, ce l'ha e ce n'ha tanti per vincere. C'è dei segreti e dei patti che i capitani se le portano alla tomba. Degli accordi. Degli accordi. Si fanno accordi con, anche con gli altri fantini delle altre contrade, sono accordi segreti, o con i capitani, perché nessuno ti dia noia. Per vincere il palio, nessuno ti ostacoli. E costa tanto queste cose. Il giusto. Lo si dice il giusto, ma è una cosa giusta. È una cosa segreta che non succede, perché un giocatore di calcio si sa, no, quanto viene pagato. Ma un fantino non si saprà mai. Ascolta. Avvicinati!
Ma il Canavo c'è, si parla di soldi, uno scambio di quadrini. Per non darmi noia o per farmi passare durante la corsa o lì al Canavo. Si fa che si chiacchiera tra noi. Sì, io avvicino lui, un altro fantino l'avvicino e gli dico un paio di parole. Dicendogli un paio di parole, a quel punto lui mi risponde sì o no, oppure mi fa segno con la testa, o qualche altro segno con l'occhio, insomma, qualche segno me lo dà, se può favorirmi oppure no. Se lui non mi può favorire, io a quel punto vado da altri. Poi bisogna mantenere le parole, anche perché sennò poi dopo si rivagano dopo, durante gli altri pali. No, Ferruccio, bisogna prima affilarlo via, poi fai qualcosa. Della montura di Nato.
Tutto pronto per il cavallo? Sì, ci siamo. Può venire ora adesso? Ora si aspetta domani. Tutto domani. Numero 6. Civetta.
quando hanno detto numero 4 Civetta, madonna mia, ho fatto un salto, mi hanno fatto l'arbitro. Avevo detto faceva un salto, mi hanno fatto l'arbitro. Avevo detto che decide doveva fare un salto, si fa un salto. Mi hanno fatto fare un salto, ma che ci vuol fare? Insomma si farà. Che è uscito da via, fatto ottimo, un buon cavallo, veramente un buon cavallo, speriamo bene, ottimo. Siamo motivati, l'ultimo cavallo vincente che c'è, quindi siamo estremamente ottimisti. È uno dei migliori, ha vinto agosto dello scorso anno, l'ultimo palio corso l'ha vinto lui, sicché noi si spera che vinca anche da noi. Poi noi ci si illude sempre in contro Daioli, quando ci sta un cavallo per noi è sempre il migliore, il nostro, ma io spero che questa volta sia vero. C'è un buon fantino, è uno dei migliori, è il PES, sì che è uno dei migliori, il cavallo è buono, il fantino è buono e si dovrebbe vincere. L'accoppiata cavallo-fantino io penso noi siamo favoriti, poi speriamo. Faccio gli scongiuri, mi tocco. È duro essere favorito, è duro? No. No, no. Anzi, mi tocca spendere un po' di più. Thank you.
vorrei tanto che quando si parla di palio nella nostra contrada, nei nostri cuori e nei nostri volti non calasse un velo di tristezza. Vorrei tanto che i bambini che sono il nostro futuro e la nostra forza non piangessero più. Vorrei rendervi felici, perché voi siete la grinta, voi siete il cuore, ma soprattutto siete la passione. E domani, chi mi conosce bene lo sa, faremo di tutto per essere protagonisti, per riportare la civetta nel gradino più alto, alla vittoria. La dea bendata o la fortuna, come si vuol chiamare, ci ha assegnato il cavallo Berio. In tempi non sospetti avevamo avuto il desiderio di averlo nella stalla. Lui ci ha ascoltato. Vi chiedo un'ultima cosa, che domani sera ci ritroveremo tutti qui ad abbracciare il cavallo, abbracciare il fantino e ad abbracciarci noi. E vi saluto come sempre, e viva la civetta! Proprio vero, il mio legame con la civetta comincia da lontano, da quell'agosto del 1981 quando venni a fare la prima prova nella civetta. E ora sono qui per domani per portarla al trionfo. Viva la civetta! Qui che c'è? Due cravatte, eh? Quale sarà la meglio? Forse questa con tutti questi colori, o questa che c'è le civette? Non lo so. Come si fa? Prendiamo questa con le civette. E questa vuol dire si metterà in un altro posto.
Vede, mi piglia nervoso, mi piglia. Perché io sono calmo, ma per palio io bisogna stare a sicuro. Dici, dove vai? Lo so dove vo, lo so. Io posso stare a vedere la televisione, posso andare in giardino, posso andare fuori di porta, lo so. E sono momenti dei quali noi contradaioli non possiamo dare nessuna cosa. Fino a che si tratta, fino a un certo punto, poi come si fa? Si immagini lei, quando piglio la televisione e guardo la televisione, non ci voglio nemmeno quelle di famiglia. Quando noi si entra nel clima di palio, si diventa delle persone quasi da non conoscere. Vuol dire che ognuno sente quello che ha, quello che pensa, si pensa a questa corsa che succederà, andrà bene, andrà male. Sì, che si spera tanto, e uno la speranza è l'ultima a lasciarci. Però si diventa degli isolati, ecco, non si ha più bisogno di nessuno, bisogna stare nel nostro intimo, sentire quello che sentiamo, il cuore è nostro, si sente battere come vuole, bisogna muoversi come si crede meglio, una cosa che si vorrebbe non si fa più perché ci pare che ci vada male e allora si va a farne un'altra, è sempre questa cosa qui, perché l'entusiasmo, la passione che c'è in una contrada non si può esprimere, si sente in noi stessi, ecco, e questa è una sofferenza forte, glielo dico io, proprio forte, una sofferenza, perché forse avere la compagnia passerebbe meglio il tempo, ma con il cervello siamo sempre a quella cosa lì, si vincerà, non si vincerà, chi vincerà, ci piglieranno in giro perché non si è vinto.
se venga a vedere la TV voglio vederla io solo, non ci voglio nessuno. Perché bisogna sopra o gioisca secondo quello che vedo. Perché non posso stare, se uno anche si soffia il naso per Dio respira, mi dà noia, ecco, ha capito? Nel periodo proprio nelle ultime ore del palio bisogna sia solo. E allora me ne vado. Grazie, arrivederci. Chiocciola!
Fischio. Abbiamo la chiocciola che sta entrando. Prima posizione, secondo Nicchio. Chiocciola Nicchio, Pantera. Thank you.
Allora.